Qualsiasi sciocco crede di sapere cosa sia la guerra, specie quelli che non l'hanno mai fatta, è vissuta in prima linea. Quelli invece che ne sono stati investiti, bambini e madri, buoni e cattivi, eroi e canaglie, vedono e compiono azioni inenarrabili, infinitamente umane o crudeli, incredibili. Per comprendere la guerra occorre innanzitutto che la verità sia resa semplice e con pochissime parole. Credo a chi è testimone, che è dovuto fuggire dalla sua terra, violentata da una guerra assurda, che vive sulla propria pelle il disagio, il dolore, l'amore ferito, accerchiato. Credo a un popolo bombardato, insanguinato, che grida aiuto al vento. Credo allo sguardo sgomento delle madri, che pure devono sorridere, giocare con i piccoli, che non sanno del rumore assordante delle sirene, della distruzione, dell'orrore, del sangue e della morte. Non sanno dove andare, se dalle case sono scappate, dagli asili, dalle scuole chiuse, dagli alberi e dai prati bruciati. Credo a chi non sa rispondere sul presente e futuro. Non sa cosa farà se sopravviverà. Saprà ricostruire tutto? Saprà togliersi il lutto dalla pelle, dal cuore, dall'anima? L'amore vincerà sul dolore? La gioia e il riso sul pianto? Con rinnovato spirito tornerà la speranza? Una nuova vita? L'infinita storia dell'uomo continuerà. Dio avrà pietà. L'infinita storia abbraccerà forte i suoi figli. Dio farà del suo meglio. Come sempre, ogni peccato verrà perdonato. Buonasera a tutti. È veramente un piacere vedere questo teatro pieno. Non capita spesso, quindi segno che ci hai organizzato ancora una volta, Sergio, una grandissima serata, perché questo è quello che sarà, ne sono convinto, tra l'altro scegliendo una giornata importantissima, perché oggi è la giornata mondiale della poesia, che tra l'altro coincide anche con la data di nascita di Alda Merini, quindi senz'altro una serata di grandissimo livello. Però come sempre Sergio non finisce mai di stupirci, e per l'occasione ci ha voluto fare un regalo in più, un regalo che veramente io ho apprezzato tantissimo e sono sicuro che anche voi apprezzerete, e che abbiamo anche la grande persona qual è Umberto Piersanti, ospite di questa serata, che è proprio qui con noi sul palco, che invito a raggiungerci, perché sarà anche lui un protagonista di questa bellissima serata. Quindi buona prosecuzione. Io sono nato il 26 febbraio del 1941. Il rifugio era davanti a casa mia, Villa Gloria, fuori delle mura d'Urbino subito. Era una villa, ma io stavo nel sottoscala. E credo, l'unico ricordo che ho, è che fino a 10 anni, almeno così mi hanno raccontato, quando sentivo un aeroplano volare, ne avevo paura. Altri momenti della guerra ero troppo piccolo per riuscire a capirli. Quanto ho visto i carri armati dell'ottava armata scendere dalle Cesane, da Fossombrone, verso Urbino e muoversi verso Tavoletto, dove ci sarebbe stato il primo grande scontro della linea gotica.
Devo dire due parole sulla poesia. Due giorni fa sono andato in biblioteca e ho detto, ma com'è ci sono tanti pochi libri di poesia? E dice, abbiamo provato una volta a chiederli, ma non li chiede nessuno. Ecco, la poesia è una... Oggi sul Messaggero è uscita una pagina dove ad alcuni poeti, e tra i quali anche il sottoscritto, hanno chiesto il senso, la funzione della poesia. È un discorso che si fa da tanto tempo. La poesia non ci rende più buoni, non ci fa più intelligenti, i poeti non sempre azzeccano le cose che dicono. Ezra Pound era di un antisemitismo che rasentava il nazismo, Pablo Neruda faceva le odi a Stalin mentre questo massacrava i tartari di Crimea. Allora cos'è la poesia? La poesia ci rende più uomini, è una struttura inalienabile dell'essere umano. La poesia è nata proprio... La parola, la prima volta che non è stata solo comunicazione, è stata preghiera e poesia. Noi sappiamo dei riti arcaici, poi naturalmente si è sviluppata per conto suo. La poesia tratta i grandi temi dell'umanità: l'amore, la paura della morte, l'arrivo della vecchiaia, che io conosco adesso bene in questo periodo, la contemplazione della natura. E dunque, rendendoci più umani e non potendo essere distrutta, perché un poeta può avere tutte, come persona, sbagliarle tutte, ma quando entra nella dimensione dei sentimenti, delle emozioni, allora è questa la sua verità. Naturalmente la deve dire con parole esatte e giuste. Non tutti siamo poeti, o tutti siamo poeti con una vocazione a capire, a intendere, a percepire. Però dopo è come lo scultore, deve trovare il gesto fermo e questo deve trovare la parola giusta. È molto bello che si facciano delle letture, molto, molto bello, perché la poesia, attenzione, la poesia non è vero che è la canzone, questa è una sciocchezza che gira perché è più comoda. Non ci sono poeti cantautori, ossia teoricamente ci potrebbero anche essere, ma mentre la canzone ha bisogno della musica esterna, vi faccio un esempio. La mia generazione è la generazione che per esempio ha amato moltissimo Fabrizio De André, che io reputo un grandissimo cantautore. Ma se io metto in un foglio bianco questa di Marinella è la storia vera, che scivolò nel fiume a primavera e il vento che non volle che del morta bussò 100 anni e più alla sua porta. Senza quella musica è una filastrocca. Se io dico Silvia, rimembri ancora quel tempo di tua vita mortale, quando beltà splendea negli occhi tuoi ridenti e fuggitivi, e tu, lieta e pensosa, il limitar di gioventù salivi, non c'è bisogno di nessun accompagnamento. Sono stato buon conoscente di un grande poeta, Giorgio Caproni, il quale diceva: la poesia non è musicale, è musica. Anche la poesia più inquieta, più di ricerca, se è poesia, non è che si va a capo
e si pronuncia in un modo diverso per un vezzo. Quell'andare a capo è la misura del verso, che è anche una misura ritmica, musicale. Prendiamo per esempio un verso di Montale. Tu non ricordi la casa dei doganieri sul rialzo a strapiombo nella scogliera, quando v'entrò lo sciame dei tuoi pensieri e vi sostò irrequieto. Finisco questo discorso e leggo solo una poesia, l'altra la dico così a memoria, perché è brevissima. Ecco, e difendere la poesia vuol dire anche leggerla, vuol dire anche misurarcisi un po'. Perché si legge molto meno poesia di quanto si leggano romanzi? Nel romanzo ti puoi affidare alla critica, alla trama, può essere, puoi scorrere. La poesia è un corpo a corpo con la parola, perché la poesia non è tanto importante il racconto quanto la contemplazione, quanto la vicenda diventa strettamente simbolica, ecco, qualcosa di niente, no? Leopardi che osserva Silvia, che probabilmente di lui non si è manco mai accorto, questo figlio del padrone non bello, gobbo, cosa poteva pensare di tutte, Silvia ragazza marchigiana, con i suoi sogni, la voglia di sposarsi, di trovare il fidanzato, è una ragazza dell'Ottocento. Ecco, e lui la rende, ma non è che racconta niente. Basta che guarda, osserva. Allora la poesia va aiutata leggendola. Ed è molto giusto. Io vengo da Urbino e ho trovato una buona accoglienza a Civitanova. Buona dalle istituzioni, sia precedenti, sia quelle d'oggi. Molto buona. Non ho trovato la stessa attenzione critica nei protagonisti economici di questa città. Devo ringraziare dunque il sindaco, abbiamo fondato una scuola di poesia, e il comune c'è sempre stato vicino, ci ha aiutato molto. E questo è molto bello, perché poi Civitanova è una città che ha voglia di capire, che ha voglia di muoversi, magari non ha la tradizione di Macerata, ma Macerata è stretta, stratificata, in una dimensione ormai ossificata. E la lettura della poesia è molto importante. Non c'è un contrasto tra la voce dell'autore e la voce dell'attore. Una volta organizzai per il comune di Rimini proprio una serie di incontri, era l'autore, l'attore, le due voci si congiungono, il poeta conosce il senso dei suoi versi, le sfumature, tutto, e l'attore gli dà una voce forte, densa, giusta, non c'è contrasto. E abbiamo scoperto, anzi credo che senza essere letta a voce alta, la poesia non viene capita fino in fondo. Adesso si sta facendo degli studi dove anche quanto noi leggiamo un testo così solo nella mente, si scopre che nel nostro cervello si muovono gli stessi meccanismi di quando la leggiamo a voce forte. Tant'è vero che l'Università di Torino sta organizzando un grande archivio delle voci, per cui il miglior modo di onorare la poesia
di seguirla, conoscerla e qualche volta, se possibile, comprare anche un libro di poesia. Non farebbe male a nessuno. Adesso leggo Mi puoi tenere questo, per favore? Leggo questa poesia. Il mio libro, Campi d'ostinato amore, che è andato abbastanza bene, e c'ha una poesia che ha lo stesso titolo. I miei motivi sono 3 o 4. La memoria di un'infanzia nei campi, anche se ero un bambino di città, ma andavo sempre nei campi e li amavo molto. Urbino era uno di quei posti con le mura, e molti dentro le mura reputavano che chi era fuori allora avesse già minor titolo di nobiltà, per cui uno poteva morire di fame, ma diceva: sono nato dentro le mura, cose distantissime, ma io sono nato nel 41, quando ancora Hitler vinceva la guerra. E in un'epoca dunque infinitamente lontana. Dunque la memoria, la natura e mio figlio Jacopo, che ormai è grande, è colpito da una gravissima forma di autismo. Si chiama disturbo pervasivo dello sviluppo e peggiora con gli anni. Oggi forse non può più peggiorare perché è arrivato al massimo, per cui io quando per esempio lui aveva 8 anni lo potevo portare in giro, ma altro, adesso sarebbe assolutamente impossibile. E in questo libro ricordo, siccome la sua malattia è esplosa a 4 anni e mezzo, quando ancora aveva 3 anni io non sapevo nulla, lo portavo nei miei campi, in quei campi dove non posso più tornare perché il mio ginocchio cede. Ecco, e allora c'è in questa poesia anche il discorso della vecchiaia. Inizia con alcuni versi di Carducci. Non so se a scuola molti di voi hanno fatto davanti San Guido, di Cipressi, Gabolgheri, Alti e Schietti, e ci sono dei versi che dicono: ti canteremo noi cipressi cori che vanno eterni tra la terra e il cielo, da quegli olmi le ninfe usciranno fuori, te ventilando col loro bianco velo. E io mi sono chiesto: ma i cori che vanno eterni tra la terra e il cielo, Jacopo li ascolta? E da qui sono partito per chiudere. Però una poesia che alla fine chiude in speranza. Ci sono i favagelli. Se andate davanti alla biblioteca nello Iole, ci sono quei fiori gialli, con un giallo squillante e una foglia verde intensa e un po' stretta in sé come quella del ciclamino, e nella mia poesia rappresentano da sempre, sono un emblema, un segno di speranza. Campi d'ostinato amore, i cori che vanno eterni tra la terra e il cielo, ma tu li ascolti, Jacopo, quei cori? Ed ecco la natura che è anche crudele, tant'è vero che Jacopo è così. Ho visto il falco in volo con la serpe trafitta nella gola dai curvi artigli, l'estremo pigolio dell'uccelletto che la biscia verdastra afferra e ingoia. Tra i rami non s'aggirano le ninfe, un giorno le incontrai in remoti boschi, l'assurdo poco oscura nevi e foglie non scolora i bei crochi nei greppi folti, ma il tuo male
figlio delicato, quel pianto che non sai se riso, stridulo, che la gola t'afferra più d'ogni artiglio, questa bella famiglia d'erbe animali fa cupa e senza senso e dolorosa. Siamo scesi un giorno nei greppi folti, abbiamo colto more tra gli spini. Ora tu stai rinchiuso nelle stanze e il mio ginocchio, che si piega e cede a quei campi amati d'un amore ostinato, sbarra l'entrata. Aspetto i favagelli del febbraio, tiepidi contro il gelo, sbucare fuori. Vi saluto con una brevissima poesia che so a memoria, è una tra le poche che so a memoria. Una volta ho fatto un film poema che voleva dire tante immagini e mentre l'operatore riprendeva, si trova anche su YouTube adesso, sulle Cesane, io parlavo di fronte alla casa della mia nonna e del mio bisnonno, verso il quale io nutro un affetto. Pensate che aveva 100 anni nel 1949, era nato durante la Repubblica Romana. Ecco, e allora voi sapete le leggende del mondo contadino, le anime che soffiano dai muri, che appaiono tra i cespugli, i fuochi ardenti. E allora immaginate una scena campestre, io che mi giro vicino alla casa della mia infanzia e che trovo un cespuglio irto di spini. Io non capivo da dove l'anima, anzi, io non avevo mai capito da dove l'anima viene tra gli spini, ma l'anima è piccola, fatta d'aria, passa tra gli spini e non si graffia. Grazie. Bravo. Professore, l'omaggio di questo libro che è diciamo, il catalogo della personale di Sergio per la vita artistica di Sergio. Grazie. Grazie a te, caro. Ciao. Il rapporto che Alda Merini aveva con la musica era chiaramente intimo, profondo, divertente e continuativo. Quindi amava tutta la musica, oltre gli steccati e i generi, insomma. E, non so, dalla musica popolare alla musica classica, quella contemporanea, fino alle canzoni. E il suo strumento era il pianoforte. Vedrete tra poco un filmato rarissimo dove lei suona proprio, il suo invito di Sergio, suona il pianoforte e dice farò una sonatina breve. Ha scritto anche una poesia che si chiama Donna al pianoforte. Quando abbiamo dovuto scegliere queste musiche, chiaramente abbiamo scelto degli autori che potessero già essere vicini ad Alda Merini sul piano estetico e su quello poetico. Però c'è anche un altro aspetto che abbiamo considerato, cioè la parola oltre significato è suono, un po' qui John Cage, Docet, tutto è suono, no? E quindi un testo poetico è anche un testo musicale per certi aspetti. E un altro aspetto è una frase che lei diceva spesso, che ha detto, insomma, e cioè la musica fa respirare. E quindi ascolterete dei brani diversi, dal Settecento alla musica del Novecento, a quella contemporanea, I mondi sospesi di John Cage, Philip Glass, la ritmicità di Ligeti, Cowell, e due compositori contemporanei, De Rossi e Tonino Tesei. Ultima cosa riguarda il testo, si muove su tre piani, cioè il piano dove ci sono i testi di Alda Merini,
un altro piano che è quello dei testi di Sergio Garlacchiani, e nel finale questi due mondi si uniranno. Cara signora, ora è come se la sua tomba fosse sotto il prato di casa, verde spazio sopra lei. La luce del sole vi si posa, gli carezzo la testa. Faccio il segno della croce, la voce me lo chiede. Non mi arrenderò questa volta. Ho raccolto i pezzi mancanti, rinizierò ciò che non dovrà finire. Sussurrerò poesia sino in fondo, ravviverò passioni e ricordi, propizi, aguzzi, indimenticabili. Alla luna piaceranno, come a lei. Non mi dica che non è vero. I morti mettono radici in noi e sconvolgono il nostro sangue. Io ho avuto, per esempio, delle manifestazioni, nei primi tempi che era morto Vanni, cioè, mi si spostavano gli oggetti, naturalmente, ed era come se una mano li guidasse. Io non mi spaventavo, ma capivo che era quello che i medium chiamano un apporto, no? Sono apporti dall'aldilà, ma adesso è cessato. Però questa gente vuole comunicare con noi, ha una vita interiore, credo. Tante scoperte che fa il poeta, tante intuizioni, queste voci dell'aldilà, dell'aldiquà, queste... Il poeta le ha in dono, insomma, c'è questo corrido di angeli che lo reggono, insomma, diciamo così, e che gli dicono la ragione sta di lì ma non sta di là. Non si può ignorare il culto della morte. C'è il mito di Orfeo che va all'inferno, va a cercare l'anima del defunto. Pensi quante belle cose che sono nate da un defunto. Ecco che Orfeo perde Euridice, va all'inferno e cerca di incantare Caronte con il suo alla musica. E nasce la prima arpa, il primo... Pensi cosa ha significato per i greci la morte. Per noi, ciao, aveva niente, pompe funebri, 30 milioni di casse intarsiata, ma non è finito lì il discorso. Quello che si va cercando quando uno muore, io me lo sono chiesto tante volte vedendo una salma, dico ma questo dove diavolo è andato a finire? Cioè, perché fisicamente è lì, ma non c'è più. E loro dicono, elettroencefalogramma piatto, il battito cardiaco non c'è più. Non respira, è morto. Cioè che è una cosa molto semplicistica. Ma noi cerchiamo, appunto io lo dico nel mio ultimo libro, il grido della morte. Qual è stato il grido di Vanni? Cosa voleva? Non so se capisce. Questo grido appunto sovrasta le acque. È il grido della morte. Ed è lo stesso grido, secondo me, che ho dato il giorno che mi hanno rinchiuso in manicomio, ho urlato come una belva. Però questo grido non l'ha sentito nessuno, ma era un grido di morte. E lo dico proprio, il mio grido del ricovero è stato disumano, ha stravolto tutto l'universo, secondo me. Poi il grido si è acquietato e sono virtualmente morta nel manicomio. I poeti sono anche furbi. Non sono sprovveduti, dice sì, tu me la conti così ma io non ci credo, insomma, tu sarai un medico, tu sarai un veggente, ma il poeta è anche un po' un demonietto, dice ma tu non sapevi che avessi una logica interiore mia che tu non hai, io sono logico, 2 più 2 fa 4, quello non doveva morire, e va a cercare. Ci sono peccati reconditi che, di cui va in cerca il poeta, che è un po' anche uno psicanalista, per capire quello che lei veramente vuol dire.
perché lei non dice la verità. Quando parla nasconde la verità dietro le sue parole, come nel sogno, no? Il sogno nasconde la verità. Un poeta non è un dipendente, no? Non va a lavorare, ma lavora incessantemente per sé e per gli altri. È un libero pensatore, è un libero professionista, spesso non guadagna una lira, ma... Io sto bene sola, molto. Beh, salvo quando devo chiamare un medico, correre in farmacia, fare ufficiosamente quello che fanno tutti, io se posso dimenticarmi degli altri, li rivivo nelle mie poesie, ma fisicamente voglio dimenticarli. Fare poesia non è scrivere, è pensare la poesia. Poi che sia scritto o non sia scritto non ha nessun valore. Non è così. Ho chiamato un'ambulanza e io sono andata. C'era stata una lite comunissima ma non credo neanche che mio marito poi volesse... Probabilmente è stato un impulso di ira, soltanto che una volta che lei varchi i confini dei manicomi... Ti saluto, insomma, io non sono uscita più, l'idea di non vedere più i miei figli mi ha fatto impazzire, io li amavo tremendamente. Sono domande un po' troppo intime però. Ed è stato tale il trauma, perché mi dicono 10 anni, perché poi non sono tornata a casa più, non ho voluto più tornare. Io ho capito una cosa subito, che conveniva tacere, e ho fatto un po' l'indiano, ecco. In fondo, poi non avevo proprio niente da dire, cosa... Però rispetto alla dimissione dopo, quello che è il reinserimento sociale, come lo chiamano loro, il manicomio era una pacchia, sì, era, non lo so, ecco, canti barboni, cercatori, ma in effetti... Cioè, quando lei dice come farò a pagare il fitto, la luce, il gas, e questo va a dormire, pensi che un barbone è padrone dell'universo. Noi eravamo barboni, andavamo a dormire in giardino quando riuscivamo a scappare. E infatti, c'è stata volentieri. Perché tutti avevano scoperto con me una grande cosa. Che la verità non era nell'uomo, ma in qualcos'altro che noi conoscevamo molto bene. Ed era la fede, era Dio, era anche la povertà, era la sapienza naturale che viene dal dolore. Come fa a scrivere? Perché anche il manicomio ha dato una mano a questo. Però è una sensibilità dolorante, non è... capisci? L'uomo, l'essere umano, mi ha messo in prigione e io non lo amo più, non amo più il mio simile. Al mio simile preferisco la solitudine, non mi tradisce. È chiaro che dopo una vicenda così lei non va alle cene nei pranzi, cioè, oh, questo qui, cosa mi dà poi? Potrebbe tradirmi. E si imparano queste cose per cui si allontanano gli amici, si allontanano volutamente le persone. Perché lei ha conosciuto il tradimento. Però io faccio di tutto per piacere agli altri, per far capire agli altri che io li voglio bene, che però non la penso come loro. E questo lo sentono. Io sono riuscito a farmi capire anche sul naviglio, dei poveri, dei bottegai. Sono riuscita anche a storcere loro delle cose che non avrebbero voluto darmi, con un po' di furbizia, facendo loro presente che non era tutto materia tangibile, che c'era una spiritualità nella vita. Durante un rapporto amoroso si dicono delle cose in fondo così alte, se è vero amore, che sono superiori alla poesia. È vero?
con la storia che vogliono vedere il poeta, perdono di vista. E io ho trovato molte persone che per la strada mi hanno detto: l'ho vista da Costanzo, non ho letto i suoi libri, l'ho vista da... Mi sono cadute le braccia, ma era finito il discorso, cosa potevo dire? Non che lei è stata una mamma, che è stata una moglie, che ha sofferto le corna, che non le ha sofferte. L'ho vista da Costanzo, voglio andare da Costanzo anch'io. E cosa dovevano dire? Il più grande mito che io conosco sono le madri, quando sono delle buone madri. E siccome di madri come me ce ne sono tanti, diciamo che di miti ne abbiamo tanti, molto più bravi di me, no? Ogni madre è un mito per il proprio figlio. Io guardo dei figli che, grazie a Dio, non vengono mai a trovare la poetessa, ma la mamma. E non parliamo mai di letteratura. Anzi, quando vengo dico: ma hai visto? Sì, però cosa hai fatto da mangiare? Guardi, mi fa così piacere, perché non mi dicono: sai, eri di qui e di lì. E tante volte mi dicono: ma sai, io mi ho chiesto a Sofia della Damerini, mi guardavano in un certo modo, dico, e tu dovevi dire sì. Sì, mi diceva: a me non mi interessa. E questi sono dei buoni figli per me. Figlio è la poesia di una donna. Nella sua semplicità io credo che sia stato l'uomo che mi ha capito di più. E anche se c'era, alle volte ci ho: senti, aspettiamo un po' che devo fare un poema. Sì, però alle 8 fammi da mangiare, insomma. Questo lui non lo perdeva di vista. E ma era bello anche servirlo e vedere che... poi io non sapevo cucinare, cioè non avevo la passione. E allora mi diceva: sì, insomma, gran cosa non fai, ma la pastina che fai te... Ma guardi, io sai cosa farei se fossi me? Vi saluterei, andrei in manicomio a fare una di quelle dormite e mi sveglierei fra una settimana. Io se... L'amore... Cos'è l'amore? Domando io a lei, cos'è? Cominciamo questa terza edizione Donna Modello 2000, Donne Incontro, e con un ospite illustrissimo, direi. Per me è una grandissima gioia, nonostante è stata anche una grande fatica, e lo è ancora, perché la signora è molto capricciosa come tutti i grandissimi artisti. E sono veramente felice e orgoglioso di avere qui la signora in provincia. La signora è impegnata a ricevere premi in tutta Italia ed oltre. Quindi permettetemi di essere veramente lusingato di averla portata qui a Morrovalle. Questo grazie. Questo grazie all'amministrazione comunale di Morrovalle, che per il terzo anno consecutivo riesce a dar ragione a questa testa pazza che sono io, e quest'anno in più devo dire grazie all'amministrazione provinciale e all'assessorato alla cultura. A questo punto, appunto, dopo Joyce Lusso, Margherita Hack, quest'anno la grandissima Alda Merini. Però io, dopo che gli ho parlato due volte, l'ho maledetto, scusi. La gran brava persona, che però detestando come i perdonassi, e si è messo in mente tra altre cose quando mi metteva in treno. Vabbè, non è bene come qualsiasi. È timido il testo, no? No, io Genesi.
Vorrei un figlio da te che sia una spada lucente, come un grido di alta grazia, che sia pietra, che sia novello Adamo, lievito del mio sangue, che risolva più quietamente questa nostra sete a settamo. Lo grido ad ogni vento, gemmando fiori da ogni stanco ramo, e fiorita son tutta ed ogni velo, vo' sciarpando il mio lutto, perché Genesi sei della mia carne. Ma il mio cuore, trafitto dall'amore, ha desiderio di mondarsi vivo, e perciò dammi un figlio delicato, un bellissimo vergine viticcio, da allacciare al mio tronco, e tu, possente, olmo, tu, padre ricco d'ogni forza pura, mieterai liete ombre alle mie luci. Bravo, bravo. Vorrei un figlio da te che sia una spada lucente, come un grido di alta grazia, che sia pietra, che sia novello d'amo, lievito del mio sangue, e che risolva più dolcemente questa nostra sete, a sedamo. Lo grido ad ogni vento, gemmando fiori da ogni stanco ramo, e fiorita son tutta, e di ogni velo vocerpando il mio lutto, perché Genesi sei della mia carne, ma il mio cuore, trafitto dall'amore, ha desiderio di mandarsi vivo. E perciò dammi un figlio delicato, un bellissimo vergine viticcio da lanciare al mio tronco, e tu possente padre, tu olmo ricco di ogni forza antica, mieterai dolci ombre alle mie luci. Recito meglio io. Si pongono questa massa. Come lei? In che senso? Lei aggredisce. Ma chi aggredisce? Lei. Ma quando? Sempre. Una degli aforismi più famosi sono, qual è? Bussate e vi sarà chiuso. Ah, beh, senz'altro. Io dovrei sapere la porta di quelli che... Scusi, passavo di più, ora non so. Sono Carlacchiani, signora. Posso... Ancora lei? Zoom! Qui telefono ancora la chiave. Ma è sicura che domani viene? Io dico, lei mi disturba alle 11 di sera per dirmi se sono sicura, non lo so, perché potrei anche morire stanotte. Ma adesso, ma come fa uno a sapere se domani è vivo? Scusa, domani verrà, non lo so. Muore quasi, quando muore immortale, muore un piccolo pallino. E domani le mando feretro. Basta, quest'uomo domani sera sarà ben sicuro. No, dicono, io non sono sicura della mia vita e non so se verrà da lei. Però adesso qui e noi siamo felicissimi. Va bene, allora, dato che la signora non ci vuole suonare, che praticamente... Ah, non è stata di fatto, no, ha disatteso, no. Sì, ha disatteso il patto. Adesso, però... Lei... Ciao, la Sorrentina Breu. Oh!
Sono nata il 21 a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle potesse scatenar tempesta. Così Proserpina lieve vede piovere sulle erbe, sui grossi frumenti gentil, e piange sempre la sera, forse è la sua preghiera. Da tempo sei morta, angelo mio, eppure sei cicatrice che duole, febbre nel sangue che scorre, come fracido dolore. Volto madido, sgomentato sei, soffoco, perché vuoi apparire se non hai la forza di udire? Tieniti i pensieri dentro, nella tua mente ostinata, e assolvimi o sbandiscimi. Serra gli sciagurati ricordi, contorcono le mie viscere. Non pretendere che getti il mio cuore al tuo furore. Ho bisogno di riposare. Non t'accorgi di come sono, a dibattermi contro il ferro. Separa la tua anima dalla mia. Sulla terra non so più vivere, unisco al segno della croce un ultimo bacio e chiudo gli occhi, senza più esitazioni. Sulla doglia che viva rimugina, ti prego, non piangere. Dimmi, com'è lo sguardo su noi con l'occhio di Dio? Ricorda che la nostra amicizia iniziò con un dono. Ti ascoltai per ore delirare. Abbi compassione di me, tu non sei morta. Hai iniziato troppo presto a morire. Mille volte prima lo avevi già fatto e io ti avevo vista. Ogni volta rivivere tra parole che formicolavano, ridere contrariata della stupidità in ogni momento. Non mi dà pena né tormento dimenticarti ancora, provare a vivere di grazia e spoglia ispirazione. A volte però in me c'è confusione come allora. Sei malinconia, posseduta poesia, ragione di vita. Oh, poesia, non venirmi addosso. Sei come una montagna pesante, mi schiacci come un moscerino. Poesia, non schiacciarmi. L'insetto è alacre e insonne, scalpita dentro la rete. Poesia, ho tanta paura. Non saltarmi addosso, ti prego. Amai teneramente dei dolcissimi amanti, senza che essi sapessero mai nulla. E su questi intessi tele di ragno e fui preda della mia stessa materia. In me l'anima c'era della meritrice, della santa, della sanguinaria e dell'ipocrita. Molti diedero al mio modo di vivere un nome e fui soltanto
una isterica. Io ero un uccello dal bianco ventre gentile. Qualcuno mi ha tagliato la gola per riderci sopra, non so, io ero un albatro grande e volteggiavo sui mari. Qualcuno ha fermato il mio viaggio senza nessuna carità di suono, ma anche distesa per terra io canto ora per te le mie canzoni d'amore. Mia madre mi raccontava che immergeva le trecce delle compagne nell'inchiostro dei banchi di scuola. Da una madre così non poteva certo nascere una figlia tranquilla. Mia madre aborriva lo studio, non voleva che io mettessi mano alla biblioteca paterna. Non si potevano amare queste madri, si potevano solo temere. Anche i miei fratelli sono state vittime di questo autoritarismo. Mia sorella maggiore era molto timida, reagiva appartandosi, mentre mio fratello si vendicava tirando con la cerbottana i bussolotti nelle orecchie a mia madre. Se la mamma mi faceva un'osservazione, non le parlavo più per almeno una settimana. Mi chiudevo in un silenzio di protesta. Da bambina volevo farmi santa. Girovagavo nei boschi per avere una visione di Dio, perlomeno della Madonna. Non la ebbi mai. E mi presi un compenso molte botte. A 10 anni, prima di coricarmi, pregavo Gesù bambino: ti prego, fammi morire mia madre, che non mi lascia mendicare in pace. Mia madre non mi abbracciò mai, non mi strinse mai a quel seno caldo, prosperoso, materno, dove si scaldano tutti i bambini. Mi vendicai con il gioco della questua. Andavo in giro a piedi scalzi dicendo che ero orfana. Mia madre era il tutto. Ma secondo il mio metro di giudizio era però un po' troppo opulenta e spendacciona. Io ero delicata, schiva, e quel mio corpo prosperoso mi dava fastidio. Volevo essere diafana, dolce, stinta. Forse la trappola cominciò lì. Mio padre mi insegnò fin da bambina a leggere e a scrivere, ed ebbi in lui un grande curatore e un padre amorevolissimo. Alla sera, segretamente, andavo a cavar fuori i proibiti libri per bambini. Erano la storia dell'arte e la Divina Commedia. Avevo 15 anni quando tornai a casa con la prima recensione a una mia poesia. Non stavo nella pelle per l'emozione. La portai subito a mio padre, la persona che mi era più cara. Guarda, papà, che cosa scrive Spagnoletti di me! Lui, senza fiatare, me la strappò dalle mani e la fece in 1000 pezzi. Poi mi fissò negli occhi. Ascoltami, cara, la poesia non dà pane, mi disse serio.
lo odiai. Poi capì che era un uomo di buon senso. Oh padre senza macchia, senza paura, padre non ascoltato, scrittore meraviglioso di canti, padre insospetto di amore, folle giureconsulto, mia solitaria stanchezza, nemesi della mia vita, banchiere senza parole, gabelliere dai mille liuti, padre della mia disperazione, che hai fatto di me una corifea pura, se tu fossi libero adesso da quella morte da fumo che ti ha invilito, se ora potessi vedermi chiusa nel lenzuolo ibrido del manicomio, tu padre, moriresti. Ero una sposa e una madre, felice, anche se talvolta davo segni di stanchezza e mi si intorpidiva la mente. Il mio esaurimento si aggravò e, morendo mia madre, alla quale io tenevo sommamente, le cose andarono di male in peggio. Tanto che un giorno, in preda ai fumi del male, diedi in escandescenze e mio marito non trovò di meglio che chiamare un'ambulanza, non prevedendo certo che mi avrebbero portata in manicomio. In manicomio! In manicomio! Mi presero le impronte digitali. A un tratto tutto intorno a me cominciò a girare vorticosamente. Quella ribellione che avevo dentro diventò sofferenza così acuta e insostenibile che invece di gridare svenni. Mi misero a letto, ma nessuno mi carezzò la fronte. Anzi, mi legarono mani e piedi e in quel momento, in quel preciso momento, vissi la passione del Cristo. Non avevo intorno che un senso di buio e di incertezza. L'inquietudine era soverchia. Paralizzava persino i movimenti. Tutto nel manicomio mi incuteva paura. I silenzi pesanti, le dure e indecifrabili catene che ci legavano alle caviglie, il passato burrascoso della nostra infanzia. Ci svegliavano di buon'ora alle 5 del mattino e ci allineavano su delle pancacce in uno stanzone orrendo che preludeva alla stanza degli elettroshock.
Per tutto il giorno non ci facevano fare nulla, non ci davano né sigarette né cibo al di fuori del pranzo e della cena. Vietato era anche il parlare. Così ridotti, non potevamo che giocare a fare i mostri, oppure i santi. Dopo un po' di tempo cominciai ad accettare quell'ambiente come buono. Non mi rendevo conto che andavo incontro a quello strano fenomeno che gli psichiatri chiamano spedalizzazione, per cui rifiuti il mondo esterno e cresci unicamente in un mondo estraneo a te, e tutto è resto. Mi ero fatta un concetto molto dolce, cioè che io fossi un fiore e che crescessi in una aiuola deserta. Mi distruggeva solo l'idea di stare lontana dai miei figli. La mia figura di madre è stata quanto mai incerta. Dimenticavo i miei fanciulli e diventavo io stessa la figlia di me stessa. Una volta mia figlia maggiore mi disse: da che sei ricoverata qui dentro, ho imparato a farti da madre. La cosa mi colpì come una fucilata in pieno petto. Come osava dirmi una cosa simile? Anche se minorata, le mie viscere erano comunque mature per una generazione, e lei ne era stata la prima conferma. Da quel momento la odiai e non volli più che venisse a trovarmi. E se ne sono andate una per una, lacrima dopo lacrima. Non mi è stato permesso di essere una vera madre. Il destino non me l'ha concesso. Spesso mi domandano che cosa fanno le mie figlie e perché sono tanto lontane. Bene o male, non si vuole mai tornare all'origine del dolore. Negli affidi si compie un reato che nessuno riesce ad immaginare. Si cerca di cancellare nel cuore dei bambini il ricordo del vero genitore. Di dedica. Ecco, praticamente sarebbe così, verrebbe un pochettino meglio, però questo va fatto meglio. Comunque l'interno. L'interno, come le ho detto, verrebbe, guardi come viene, guardi. Guardi come viene, lo sfogli pure. E questo non me lo dà? Sì. Adesso. Sì. Adesso devo lavorare, io... signora. Ma non ho portato niente. Sì, e guardi come va avanti. Questo ecco quello che aveva scelto. Bene, lei, sì. Con sotto l'aforisma suo, lo legga, sì. Se le piace il titolo. Sì, bene, bravo. Bene? È contenta? Bene. Allora, questo è, poi le faccio vedere il manifesto della cosa. Ma lei sta fotografando il Carlacchiani. Tutt'altro, lei no, sta riprendendo la signora Verini, io sono la spalla. No, non faccia caso come è venuta qui, dopo questa è una pubblicazione. Questo è il programma, questo io lo lascio in modo da promemoria. Farò
un promemoria lo stesso da sala, un programmino da sala, guardi che carino. Molto, questo qui me lo dà? Sì. C'è un foglietto, me lo dà. Canto e canto. Anche questo? Sì. Oh, meno male. In questa occasione, una piccola cartellina. Rivoltella, perché mi si spari, no? Regalo, una pistola. Non è un'idea. Ecco, il canto di Leone. Perché lei l'ha già fatto. Senza che io glielo dica. Signora, continui a io le voglio talmente bene che lei ha fatto caso che io non ho mai... Mi sa tanto di quello, signora. Io l'ho violentata, ma le volevo talmente... Non può dirlo. Anzi, no, l'ultimo... Guardi, lei che è una donna di grande spessore, no? Sì, sono un po' tanta che... Non solo questa... Ecco, c'ha un'ironia profondissima, quindi capirà se non mi... Di grande peso. Allora, questo le lascio anche quello, il volantino. Bravo. Per esempio, possiamo partire da... No, guardi, io sono rimasta sconcertata, sì. Perché lei parla di donne, di femminilità, perché la poetessa dell'amore, come io vengo definita, il giorno di San Valentino non ha avuto una riga sul giornale, una telefonata... Il dono d'un fiore? Assolutamente no. E la cosa che mi ha scandalizzato è stata questa, che queste giovinastre credono che un poeta della mia età non sappia amare e non sanno, queste occhette, che purtroppo io ho amato più di loro e sarei ancora pronta ad amare. Cioè, non mi fraintenda, non è che sia pronta a fare peccato d'amore, però loro non conoscono l'amore. Che rapporto ha con le Marche lei? Con le Marche? Con le Marche, con le Leopardi, per esempio, con i colli? Assolutamente nessuno. Nessuno? Perché prima di tutto io sono bella e pimpante e quindi sono intelligente come Leopardi, non sono lagnosa come Leopardi, non continuo a cantare la ginestra. Ma canto altre cose. Che bello questo che stai dicendo. Io non ho niente a che vedere con Leopardi, non ho la malinconia leopardiana. Assolutamente. Perché sono una gaudente nata. Non lo so, una volta assomiglio a Campana che non c'entra niente. Ecco, anche questa relazione con Campana. Tanti non l'ho mai visto, le assicuro che non sono mai andata adesso con papà. No, tutt'altro. Tanti parlano però di questo. Ma di perché... Tanti l'associano a Campana. Ma perché c'è il manicomio di mezzo? La gente ha sempre bisogno, è uguale a Maradona, somiglia alla... Ma perché non somigliare a noi stessi, che è la cosa più bella? Certo. Ma se io somigliassi a tutti i matti del manicomio sarei fresca. Campana, combinazione, è andato in manicomio. Ma non c'entra niente con l'Alda Merini, che sia stato un innovatore. E lei che c'entra col manicomio? Ci stavo da Dio io, c'entro con la Divina Provvidenza, Dio mi ha mandato in manicomio, è pura religione, guardi. Sì, Non so se però il Campana l'avesse sentito. No. A meno che si chiamasse Campana perché c'erano le campane. Ma guardi che... No, lei una volta ha detto una cosa molto interessante quando parlavamo, mi disse che lei è sicuro di essere libero al di fuori del manicomio, è sicuro? Per me, io ho scritto in base al manicomio della Terra Santa, l'ho visto come un viatico, come una via di transizione, ci sono stata bene. Questa qua è stata una... Quando è morto Vanni, io ero qui, piangevo, e dico, ma tu cantami una canzone per Vanni, e questo va mara mara per me. No, cantami la mala femmina, mi piace tanto. Tu sei la mala femmina, però chi sa chi dà. Ehi però, se io ti toccherò, dammi la mano, me serve ben ganna, e non si va male.
Quando parla degli occhi fai la mala femmina, guarda, prendi le faccia su, attenzione, abbiamo qui una mala femmina. Vediamo le sue facce, le sue espressioni. Sì, sì. È proprio una vera mala femmina, siamo sicuri? Vogliamo un'espressione di conferma? Ci vuole un coltello. Mille chilometri mi separavano da te. Non mi faceva paura di affrontarli anche in autostop. Mi dicevi, lei non è la gente. La gente che non ha niente da dire è la normalità. La gente mangia sempre alla stessa ora. Chiude la porta di casa con 20 mandate. Lei viene a far visita alla più grande poetessa del mondo e porta con sé i doni che desidero. Io li ricambio perché è generosamente folle quanto me. Perché ora se ne va via? Così presto, dove deve andare? Oh, da quel noioso di Leopardi! Ma senta, vada a prendere le sigarette e una bella bottiglia di Barolo. Quello sì che è un nobile che non decade mai. Volevi ogni volta festeggiare qualcosa. Il Nobel, per esempio, sarebbe stata un'occasione giusta, dicevi, che ti aspettava come risarcimento alla verità della sofferenza, per l'ostinata e incompresa solitudine manicomiale e anche e soprattutto per quegli inutili e punitivi 50 elettroshock. Avevi imparato a denudarti, nascondendoti dietro le bugie. Ti avevo scoperta, con me non lo potevi fare. Ero severo, ma ti coccolavo. Resistevo alle tue telefonate eterne. Poi, senza bussare, è entrata dentro di te quella gente a cui tu non importavi niente. Amici sbagliati, furbi, interessati a trasmissioni televisive, interviste bugiarde. Teatri di varietà. Scegliessi di divenire un vero e proprio caso, non solamente a livello poetico. Del resto, ambivi alla notorietà. Mi allontanai. Non potevo più proteggere la tua carne alata di angelo. Io gridavo da lontano ormai. Come si fa? Come si fa a darla in pasto agli interessi personali, alla crudeltà? Non mi ascoltasti.
non mi ascoltasti, non mi ascoltasti, non mi ascoltasti. Ci piaceva bere vino, festeggiare insieme, riemersi dal fango, ci faceva volare, lontano dal vuoto, dalla folla blaterante, verso lo spettacolo della pagina bianca, della carne innamorata, eletta dallo spirito. Continuo a prometterti che verrò anche domani, senza voler ricordare che il domani è ormai passato. La signora Merini è una matta, un clown bianco, una barbona, ispirata, cinica, ironica, persino beffarda. Alda è in effetti una popolazione, una legione angelica, è detta di quelle di come l'hanno amata, è un'invasata. La definì Schweiler, uno degli uomini che posso testimoniare, lei ha davvero amato di più. La cartella con le sue poesie e aforismi e i miei disegni che realizzammo insieme nel 2000, lei la volle dedicare a lui. A lui che l'aveva definita un'invasata. Ora sei con me. Sulle mura della città alta. La gente ci passa accanto, ci guarda, a fondo, in teatro. Non voglio dimenticarti ora. Sei la poesia richiesta, la risposta. E pensare in fondo che sarebbe bastata un'inutile carezza a capovolgere il mondo. A volte la mia vita sola è come se stesse dentro questa tua mancanza, in una lista di angeli che mi hanno lasciato. Mi hai reso qualcosa d'ottuso, una foresta pietrificata, una che non può piangere per le maternità disfatte. Mi hai reso una foresta dove serpeggiano serpi velenose e la iena è in agguato, perché io ero una ninfa innamorata e gentile e avevo dei morbidi cuccioli, ma le mie unghie assetate scavano nette la terra. Così io, Medusa, fissa ti guardo negli occhi, io esperta sognatrice che anche adesso mi rifugio in un letto ammantata di lutto per non sentire più la tua carne. Ho conosciuto Gerico,
Ho avuto anch'io la mia Palestina. Le mura del manicomio erano le mura di Gerico. E una pozza di acqua infettata ci ha battezzati tutti. Lì dentro eravamo ebrei. E i farisei erano in alto e c'era anche il Messia, confuso, dentro la folla. Un pazzo che urlava al cielo tutto il suo amore per Dio. Noi tutti, branco di asceti, eravamo come gli uccellini e ogni tanto una rete oscura ci imprigionava, ma andavamo verso le messe di nostro Signore e Cristo, il Salvatore. Fummo lavati e sepolti, odoravamo di incenso e dopo, quando amavamo, ci facevano gli elettroshock, perché dicevano: un pazzo non può amare nessuno. Ma un giorno, da dentro il lavello, anch'io mi sono ridestata e anch'io, come Gesù, ho avuto la mia resurrezione. Ma non sono salita ai cieli, sono discesa all'inferno, da dove riguardo stupita le mura di Gerico antica. Saf, antica maestra e disperata, portatrice d'amore, Saffo, di viole incoronata e altera. Rendimi sciolta in volo, poi che accolga la tua grande parentesi nel cuore. Le mie notti deserte io le conosco, già dai tuoi grandi morbidi giacigli, ove amore avventava alle tue labbra mirra e miele. Anche io non sono sazia come tu fosti, ma mi aggiro eterna dentro anime aperte ad ogni lutto. Anche io ho l'amore mio che mi disdegna. Saffo, mia grande e inutile maestra, perché mi lasci e impoverisci il seno delle tue offerte? Giacerò infeconda anche stanotte e intorno a me i costanti, fedelissimi aspetti di Cupido apriranno dentro l'ali rapidissimi inviti cui rifuggo, rimpiangendo e scoperta e innamorata. Saffo, rendimi pura e innominata come le parole, ove non cada lacrima e tempo, ove non misuri religione e i suoi passi, che io non crolli come crollasti tu dalle tue rupi. Il piede della follia è macchiato di azzurro. Con esso abbiamo migrato sui monti dell'ascensione. Il piede della follia non ha nulla di divino, ma la mente ci porta lungo le ascese bianche, dove fiotta la neve, cresce il sambuco, geme l'agnello. Abbiamo attraversato ponti, esaminato misure, quando l'ombra cupa del delirio incombeva sulla nuca profonda, noi chinavamo il capo come sotto una legge, e la legge mosaica noi l'abbiamo composta, ricavando spezzoni dagli altipiani chiusi. Ecco, il nostro trionfo viene giù dalle montagne come larga cascata. Noi siamo restati angeli uguali a quelli che in un giorno d'aurora hanno messo le ali.
ci baciavamo i sorrisi. Ricordi, vero? Ogni volta che ci incontravamo, le nuvole volavano da un'altra parte. Più tardi saremmo scesi all'inferno. Con le anime tenute per mano, non ci avrebbe fatto paura. Fissavi la mia statura e gli occhi dove volavi come in cielo. Io lo immaginavo nel tuo fumare, dire di farfalle e d'abbandoni. Dio, perdoni il mio ardire quando provavo a carezzare, immaginando le tue ali dentro l'infinito mio celeste, un oceano di piacere. Ci spezzavamo in due come il timone di una nave, quando ci arrabbiavamo, ci insultavamo, con quei baci d'amore, abbandoni di vita, sali e scendi di morte. Angelo in terra eri. A volte sembrava che invece di parlare dettassi salmi e preghiere, eri in grado di intercettarle. Lamentevoli le tue lune, le sapevi colorare con la pena. Oh, oh folle! Poetessa, giocavi con le tue grida, hai fatto piangere i tuoi figli con le ninna nanne, quel cordoglio non vedeva la luce, la tua voce entrava nel mio petto e non cessava di fiorire. Amore, amore, il sentimento per te era grande come la mia giovinezza. Spirito generoso, creativo, aria straordinaria, tramite speciale del divino, sei stata il mio casino. Poesia, gioia, mattina, sera, notte, donna fiera, libera, indomesticabile. Ricordi il possedersi tenebrosamente luminoso, avresti voluto tenere in pugno il suono dell'ombra, eri nuda, giovane, pelle, vestito, sdrucito, incandescente, ci piacevano gli anfratti bui delle osterie, giocavamo, poi ci sfidavamo, piangendo, ridevamo, cantavamo e cantando, con la maschera dell'ossigeno, te ne sei andata. Il primo novembre 2009. Oh, quanto pianto, angelo mio, quanto ti ho aspettato. Il tuo grido ora sovrasta le acque, è l'eco del mondo, è qua. Qua sei tornata. Sei tornata. Sei tornata. In un luogo sperduto, che è la mia memoria, s'accampa un Dio sconosciuto, attende un aureo canto e non cerca alcun cielo. Così io cerco te, che sei il mio ricordo. Non voglio dimenticarti, vagheggiamento che non hai occhi. Dici che il tuo modo di guardare da lontano è ormai spento. Ecco,
Lucio l'Arguta, dal risguardo dolce, questo sono io. Hai perdonato l'azzardo sbagliato, angelo incustodito? Quel tempo abitato dall'errore d'un velo azzurro? Ribevo quella nostra assenza di anime sconfitte. L'illusione ci sosteneva, ci reggevamo negli abbracci, naufragavamo in quel vino rosso di dolore e parole. Ma la strega segreta ha carpito la nudità. Gli amanti dentro un'ascia di ricordi vissuti, spuntati, come rami secchi d'una pianta. Se dovessi reinventarmi la passione abbandonata, se tu tornassi in vita, almeno per un secondo, penserei a un ciao, con un bacio sulla gota focoso, alla veduta d'un orizzonte spaccato, a un cane ferito che si lecca amaro il suo mondo triste. Eppure gioioso, oh delirio amoroso, nel sogno confido agli amici cari, che spesso nuda come sul quadro disperso m'appari. Sai a chi l'ho dato, vero? Vi siete riviste, pacificate? I curiosi mi domandano, quando siamo anime, come ci intratteniamo? E rispondo, brindiamo prima, poi di gioia piangiamo. Grazie. Fausto Bongelli. Io non devo scordare che il cielo fu in me. Tu eri il cielo in me, che non parlavi mai del mio volto, ma solo quando io parlavo di Dio mi toccavi la fronte con lievi dita e dicevi: sei bella così, quando pensi le cose buone. Tu eri in cielo in me, che non mi amavi per la mia persona, ma per quel seme di bene che dormiva in me. E se l'angoscia delle cose a un lungo pianto mi costringeva, tu con forti dita mi asciugavi le lacrime e dicevi: come potrai domani essere la mamma del nostro bimbo se ora piangi così? Tu eri il cielo in me, che non mi amavi per la mia vita, ma per l'altra vita che poteva destarsi in me. Tu eri il cielo in me, il gran sole che muta in foglie trasparenti le zolle, e chi volle colpirti vide uscirsi di mano uccelli, anziché pietre, uccelli. E le loro piume scrivevano nel cielo vivo il tuo nome, come nei miracoli antichi. Io non devo scordare che il cielo fu in me. E quando per le strade avanti, che sia sera, ma giro, ancora voglio essere una finestra che cammina aperta, col suo lembo di azzurro che la colma. Ancora voglio che s'oda stormo battere il mio cuore in alto.
come un nido di campane, e che le cose oscure della terra non abbiano potere altro su me che quello di martelli lievi a scandire sulla nudità cerula dell'anima solo il tuo nome. Grazie, grazie, grazie tanto.